Come mai siete contrari all'abbattimento della gradinata dello stadio Appiani? Siamo contrari perché la gradinata dello stadio Appiani, questa gradinata est, risulta essere un piccolo monumento sportivo calcistico sia per la città di Padova, che rappresenta l'Appiani vero e proprio, perché l'Appiani e la curva sud è sempre stata piccolissima, la nord è esistita in legno in due momenti per circa una quindicina d'anni, la tribuna ovest vecchia, quella bassa coperta, ok, adesso ripristinata, recuperata, ma ha sempre tenuto pochi spettatori. L'Appiani, in buona sostanza, di questi quattro lati lungo il campo, è la fossa dei leoni, soprattutto ai tempi di Rocco, dei fine anni 50, poi con la scalata agli anni di Puggina, fine 80, primi 90, per tornare in Serie A, è stata la gradinata est. E quindi noi ci siamo attivati il più possibile, al massimo, in tutte le direzioni per creare un po' di massa critica, di polemica, intenzionati a ragionare su un mantenimento, su un recupero, sul non abbattimento che sta prevedendo purtroppo il comune. L'assessore Bonavina ha proposto di conservarne solo una parte, cosa ne pensate? Bene, grazie all'assessore Diego Bonavina, piuttosto che niente meglio piuttosto, diciamo che rimarrebbe sempre una piccola parte, un piccolo ricordo, secondo noi ribadiamo troppo poco, perché staticamente e anche funzionalmente e anche come attività e come immagine della via e quant'altro può essere, siamo convinti, mantenuta nella sua interezza sia per comunque riutilizzarla dalla parte interna da un punto di vista sportivo e concerti, altre attività, altre manifestazioni in estate, in altri momenti, in altri periodi, per farne un luogo di nuovo pulsante per la città, la storia che si riverbera nel futuro e poi anche nella parte diciamo inferiore, sottostante, esterna, per fare di nuovo, creare una nuova quinta differente per la città, con lo stombinamento del canale a Licorno, compatibilissimo perché sono distanti qualche metro, e poi anche l'utilizzo degli arconi che rappresentano un piccolo grande portico di Padova, pur del Novecento, ma con una nuova illuminazione, una nuova sistemazione statica e cromatica del cemento, questa infilata dei pilastroni degli arconi, e anche con delle attività commerciali e non solo, degli store, il museo del calcio Padova, il negozio del calcio Padova che vende le magliette, le sciarpe, l'attrezzatura del Padova e l'abbigliamento, nei circa 400 metri quadrati che attualmente sono quelli inutilizzati delle vecchie biglietterie, depositi, magazzini del comune e c'è anche una piccola cabinetta dell'Enne, tutto dismesso, tutto vuoto, tutto riutilizzabile.